Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo tornati su God of War Ragnarok perché ci avete chiesto una build particolarmente difensiva. In particolare l'utente Astral, che ringraziamo per il supporto che ci dà, come ringraziamo anche tutti voi, siete meravigliosi veramente, ci ha chiesto una build particolarmente difensiva per chi magari ha uno stile di gioco appunto prettamente più difensivo e preferisce affrontare magari Gnaa o il re Olf o comunque tutti quei boss e mini boss che sono sparsi nel gioco, in maniera tale da non dover basare tutto sui propri attacchi ma avere la possibilità di stare in piedi più a lungo, anche se si prende qualche pizzettone in più. E ci può stare, effettivamente, non ci avevamo pensato, quindi grazie ancora. Quindi in questo video andremo a vedere una build prettamente difensiva. Siamo esattamente a 730 di difesa. Credo che sia la difesa più alta che si possa avere nel gioco. Non sono riuscito a trovare pezzi che diano più difesa di questi, quindi avendo tutto nel gioco direi che questa è la build con la difesa più alta in assoluto. Intanto ve la faccio vedere così, come al solito, poi vi farò vedere i danni che riceviamo con una build normale, quindi per farvi vedere appunto la differenza tra le due, e poi alla fine, come al solito, andremo a vedere i vari pezzi che compongono la build. Impressionante! Colpo di scudo! Attento, fratello, sei coperto di Bifrost!
brutto colpo. Stai bene, fratello? Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! Scambio le frecce! Come avete visto, potete anche divertirvi a non utilizzare le armi, a prendere i boss a calci. Ovviamente con i boss i danni sono molto maggiori, sia a modalità facile che a modalità difficile, però alla fine potete divertirvi anche a fare queste piccole sfide che il gioco vi dà, quindi uccidere o comunque utilizzare il calcio un tot di volte, così potete effettivamente farlo e divertirvi e comunque creare un po' di varietà nelle build, cercando magari di affrontare quel particolare boss che non riuscite a superare. Aumentando magari la difesa, avete quei 3-4 colpi in più che potete subire senza andare a morire, e fa tanta differenza. Adesso vi faccio vedere due clip dove andiamo a vedere la modalità facile, sempre contro il primo boss che ci si presenta nella sesta sfida qui a Muspelheim. Vi faccio vedere con quanti colpi andiamo giù, cioè quanto in realtà ci cala la barra della vita, e ci cala di parecchio, cioè la differenza è abbastanza netta. Se noi riusciamo ad essere un pochino più reattivi nelle schivate, con questa build stiamo in piedi molto di più. Io ovviamente le clip ve le faccio vedere dove sto immobile, mi faccio picchiare e basta. La differenza del colpo si vede ed è chiara, quindi insomma poi vedete voi quale build utilizzare, che si adatta di più al vostro stile di gioco oppure che si adatta di più alla tipologia di boss che dovete andare ad affrontare nel gioco. Partiamo con la clip con l'armatura tra virgolette sbagliata, subito dopo vi farò vedere la clip con l'armatura giusta. Blood.
come avete visto, la differenza è netta. Adesso vi faccio vedere com'è costruita questa build pezzo per pezzo. Non riesco purtroppo a farvi vedere dove reperire ogni singolo pezzo perché non me lo ricordo e non ho segnato tutto. Però se seguite tutte le secondarie che trovate sul canale e fate tutto quello che facciamo noi, quindi andate a completare tutte le zone al 100%, trovate tutto. Poi comunque la maggior parte delle cose le trovate anche facendo la storia principale, però comunque se andate a fare tutte le secondarie trovate tutto quello che serve senza nessun problema. Vi lascio alla build. Per quanto riguarda la furia di Sparta e il cimelio, mettete quello che preferite voi, non fa assolutamente nessuna differenza. Vedete voi con quale vi trovate meglio, magari con la furia di Sparta mettete quello che vi cura, però insomma decidete voi, non è assolutamente una cosa che va a inficiare la build. Detto questo, giovani, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno. Vi ricordo che sul canale trovate diverse altre build che vi aiuteranno ad affrontare sia i boss più cattivi del gioco, che sono Gnegna e Reolf, sia comunque affrontare il gioco in maniera più divertente e diversa. C'è la build ranged, quindi la build per i colpi da lontano, la build immortale, la build con la forza altissima, insomma vedete voi, ne trovate veramente tante. Sul canale c'è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto il video. Vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo alla prossima.